oggi un tag un po' vintage. Sì, e benvenuti qui nella nostra cucina, com'è? Virtuale. Brava. Oggi faremo infatti il Vintage Food Tag, un tag che ho visto sul canale americano. Bene alla prima, buona alla prima, brava. Mi prendo in giro perché l'ho rivenuto tre volte, vabbè. Un video che ho visto su un canale americano che vi cito, si chiama anche questo Chronically Vintage, e vi allego qua sotto il suo video. Noi non l'abbiamo guardato, ho solo rubato le domande. Va bene, dai, allora, quante domande sono? Sono 15 domande? 15 domande. Bene, allora, risponderemo quali... come? Come risponderemo? Un colpo io, un colpo no, tu, entrambi, una domanda io? entrambi. Benissimo. Adesso, quali sono tre dei tuoi cibi preferiti vintage che sono ancora in giro? Allora, vintage che sono ancora in giro. Sicuramente la merendina Tomarchio. Che loro non conoscono, ma che conoscerete presto. Forse l'avete già vista in questo video, non lo so. Andate a scoprirlo. Poi, non è lo la sa. Nutella. È la Nutella. È la Nutella. Invece, i miei tre cibi vintage sono tre pietanze. E allora, sono le pennette al salmone, panna e salmone, tipico piatto anni 80. Ma io non pensavo ai piatti in questo, certo, senso. Vintage. Il vitel tonnè, il mitico vitel tonnè. Tutti i Natali della mia infanzia sono caratterizzati dal vitel tonnè. Proprio tutti. E poi l'ultimo forse è la zuppa inglese, che io non mangio, ma che mi piace vedere perché mi ricorda quando ero piccola e quando mio padre e mia madre se ne scofanavano mezza ciotola, proprio divisa a metà a testa, e la preparava la mia mamma, e quindi è proprio un cibo vintage che mi ricorda il passato. Va bene, seconda domanda. Qual è uno dei marchi alimentari d'epoca che ti piace di più e perché? Beh, sicuramente Mulino Bianco, non la Barilla. Mulino Bianco è bello forte, e un altro forte è Kraft. Cose buone cose dal mondo. Cose buone dal mondo, Crivio. Salutiamo Kaori. Ciao Kaori, come chi stai? Kaori? Quella della Philadelphia. Ma non era quella, io mi ricordo, ragazzi, voi... Ciao Kaori! Tu non lo conosci sicuramente, vediamo. Kraft, certo, il formaggio certo. Di... Stai zitto, non lo conosci? Certo, ma non dico di sì. Il formaggio in bicchiere Dove. O no. Dover. Dover, vedi che sbaglio anche Dover. Dove la saponetta. Il Dover, il formaggio in bicchiere Dover, che era buono, ragazzi. Quanti bicchieri me ne sono scofanata alla tenera età di 5 anni. Allora, cucinare. Sono in testa. Chi? Questo Dover, che sta diventando un cervello. Buono il Dover. Allora, tu hai mangiato poco Dover. E allora, cucini a volte da solo alcune ricette vintage? No, neanche quelle moderne, quindi. Che deve cucinare? Le vintage. Lui le come vintage la scatoletta. Negli anni 70 c'è stato l'ingresso delle scatolette e lui è bravissimo ad aprirle e anche a romperle. Mentre per quanto... Guarda, per quanto riguarda me, sì, e la cosa bella è che le mie ricette vintage le passo al signore qui presente. Una delle ricette vintage che mi piace tantissimo e che gli ho cucinato e di cui si è innamorato è il mitico filetto al pepe verde. Ricetta vintagissima, perché è proprio anni 80, è buonissima, buonissima troppo davvero. Buono, troppo buono. Allora, ecco, sarebbe uno dei miei ultimi piatti se dovessi andare all'esecuzione. Zitto, perché la quarta domanda è: hai una ricetta preferita d'epoca? Sì, sì, questo vi stupirà, il filetto al pepe verde. La mia risposta non me l'aspettavate, bellissimo. Già. Sì. Invece il mio piatto preferito d'epoca, ci devo pensare un attimo, ragazzi, perché voglio darvi la risposta giusta. Salmone affumicato? No, ce l'ho, spaghetti maremonti. Ce l'ho. Il gatò di patate. Bello. Il gatò di patate, bello. È come direbbe Carlita, buono. Ma chi è questa qua? Giojoba. Qual è una delle vostre ricette più preziose che è venuta giù, di tradizione familiare a te molto cara? Beh, guarda, mia nonna Maria per esempio ha tramandato le cotolette. L'impanatura delle cotolette della nonna Maria è di quella che la cotoletta diventa una suola.
cioè la carne diventa una suola, e l'impanatura fa le bolle fino a staccarsi. Quindi è una scomposta. È una cotoletta. Una cotoletta scomposta, sì, sì, sì. Viva nonna! Dalla mia. Parte di mia madre, no. Mia nonna cucinava bene, mia mamma ha difficoltà anche col bimbi. Quindi, no. Dai. Va bene. Togliamo dalle impasto Gabriele. Sì, ho una ricetta molto antica che è arrivata sino a me, che è buonissima e che ho condiviso su Due Cuori Una Cappa. Vi metto qui il link della collura di Pasqua. Perché fai quella faccia che te la mangi tutta buonissima, ogni anno. Buonissima, è un biscottone enorme torta. Buonissimo, è buono. E quella è una ricetta tra l'altro a cui tengo moltissimo. Si vede che è antica, proprio è antica. Chi è la tua mascotte, la tua mascotte del cibo vintage preferita? Vado io intanto. L'omino del mulino bianco, il fornaio. Il piccolo mugnaio, mugnaio è carino, anche a me piaceva. La mia mascotte vintage, Susanna tutta panna, piti pitu, sì, sì. Dei formaggini, Susanna tutta panna, un po' la ricordo, va bene, Susanna tutta panna era la mia mascotte preferita, piti pitu, Qual è il decennio vintage per quanto concerne il cibo preferito? Io non ho dubbi, per me gli anni 80 hanno segnato proprio un'epoca di cibo di un pesante cafone tra enormi virgolette, ma tipizzato per l'epoca, perché gli anni 80 sono stati degli anni, prendeteli con le pinze, no? Un po' cafoni, un po' dove c'era tutto over, dove tutto doveva essere esagerato e anche il cibo era esagerato. Se oggi contassimo le calorie di una pietanza da cibo anni 80 o il grasso contenuto, veramente. Guarda, io posso solamente sottolineare quello che tu hai detto. No, tu te ne stai uscendo facile. Sì, no, basta, va bene così. Va bene, allora gli anni 80 forse è qualcosa degli anni 70. Per quanto concerne gli anni 70, quello che posso addurre, gli anni 70 sono tutti cibi con la maionese. Maionese come se piovesse. Allora, poi, uno store d'epoca che vorresti riportare oggi? Io ce l'ho, è tipicamente catanese però. Perché era Dagnino era un'enorme salumeria a Catania, una drogheria, salumeria, anzi ne ho due, Dagnino, dove si compravano soprattutto salumi, olive, tutte queste cose per gli antipasti molto rustiche, buonissime, e un altro era in Vietnea, si chiamava Talmone, e vendeva, fu uno dei primi negozi che vendevano caramelle, era una caramelleria dove le caramelle erano tutte nelle bocce di vetro, e io andavo lì, perché mia mamma magari faceva confezionare qualche regalo per le sue amiche quando era giovane, e io compravo le stecche di zucchero, quelle colorate rosse, che quando ero piccola io erano veramente una novità pazzesca. Le candy lane, come si chiamano? Le candy cane. Candy cane! Quelle. Oggi si chiamano così, all'epoca si chiamavano bastoncini di zucchero. Talmone in Vietnea. Chi di Catania si ricorda Talmone in Vietnea? Fatemi sapere. Io invece vorrei rivedere la signora Palazzo della salumeria qua in Corso delle Province. Che... No, invece vorrei che ritornassero indietro i grandi bar importanti a Milano. Sono stata delusa quando sono andata a Milano non trovare un bar Alemagna bello grande, un bar Motta, cioè questi grandi marchi dei panettun. Non ci dormiremo la notte per questa no, cosa. No, però sarebbe bello che ci fossero ancora questi fasti di una bene. Volta. Hai mai servito ricette d'epoca per un pranzo di festa o in vacanza o altri eventi speciali? Beh, io sicuramente no, io li ho mangiati, però sì, io lei sì. Li ha serviti. Io li servo fatto una sempre. Volta a Natale il vitelton, ho poi... fatto il vitelton un paio di Natali fa, sì, anche Capodanno. Quest'anno cosa ho fatto quest'anno? Quest'anno cosa hai fatto? I rollè? Vabbè, sì, spesso rollè spinaci ricotta, i cannelloni, la composta che è un piatto più nostro, però sì, molto spesso. I classici. E
C'è un momento dell'anno in particolare in cui ti piace fare questi piatti d'epoca? Sicuramente il Natale, perché il pasto, forse il pasto del cenone di Natale per noi è il più ricco di tutto l'anno in ordine di grassi, vabbè, diciamo, è calorie. Quello dove non hai fretta anche di mangiare, non solo, ma non valuto la sostanza dal punto di vista proprio di cibo, sì, che ho, sì, nel, sì, piatto. Bravo. Non sto a badare al colesterolo, ai trigliceridi. Per la notte di Natale vado tranquilla, solo per quel pasto, diciamo così. Collezioni libri di cucina o libri appunto di ricette d'epoca? No, collezionare no. Un'altra cosa che mi piace tantissimo, vintage, che non ho perché se l'è portata mia sorella, perché faceva lei giustamente la collezione, io ero troppo piccola, sono... Posso dire qualcosa a tua sorella? No, no! Sono i cocci del mulino bianco. Sapete, le ciotoline, vabbè, okay, tutta la raccolta. Non ti preoccupare, ce l'hai, Yolanda. Allora, mi arrivano di sicuro. E allora, quelle là. Ma queste non erano mie. Ho un ricordo piacevole perché erano belline, sì, ma sì, le collezionavo quelle le cose della mulino bianco, queste, i cocci, sì. Quindi collezionare no, di epoca vera e proprio ne ho solo uno che mi piace un sacco. La domanda successiva è, infatti, hai un libro preferito? Sì, è un libro che comunque è traslato nel tempo. Il mio, vi dico che l'ho rubato e... Solamente, mi raccomando, polizia all'ascolto. Dovrebbe avere anche uno sconto di pena, visto che comunque... E questo, ora vi spiego. È questo, il cucchiaio d'argento. Della editoriale Domus di Milano. Questo è un'edizione finita di stampare il 20 marzo del 1959. In pratica non è che l'ho rubato, era di una mia amica di quando ero piccolina e lei me lo prestò per una ricetta e io non glielo restituì mai. Quindi, amica, se sei all'ascolto, ma lei neanche me l'ha chiesto, però potresti richiederlo e comunque non ti preoccupare, te lo ritorneremo. Ma oramai per uso capione è mio. Per uso capione. Allora, sì, sono foto veramente e ci sono, vabbè, oltre ad avere delle ricette bellissime, che mi hai buttato addosso? Le foto sono splantastiche perché guardate la grafica, cioè uno una cosa così oggi non la presenterebbe neanche al suo peggior nemico, ma neanche al gastroenterologo per fargli vedere cosa hai vomitato, voglio dire. Mia, allora, oppure, guardate. Cosa sarebbe questo? Non lo so, è un pollo, è cos'è? È una carcassa di qualcosa, è il bollito della casalinga, no, un manzo. No, questo è lota in umido, cos'è? La lota in umido, è un pesce la lota, no? Non mi fare dire cose di cui non... Però poi c'è tutta una parte stupenda di questo libro, che per esempio riguarda l'apparecchiatura e i tegami. Io sono impazzita, quando l'ho visto ero piccola, ma quando l'ho visto già... Ho detto, ma questo libro è spettacolare. Certo, la parte del Galateo a tavola che non è male. Le caffettiere, stupendo. Come si ti dice come servire il tè, tutta una parte dedicata appunto, come dice Gabriele, al Galateo, tutti gli stuzzichini improbabili degli anni 70, 60. Questo è proprio, tu sembra di sfogliare il libro di Samantha Stevens di Vita da strega. Cioè, tu guardi le tavole apparecchiate e ti ritrovi nel telefilm Vita da strega, te lo ricordi? Però quello vecchio, no? Le nuove edizioni, ed è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ringraziamo chi ha devoluto, oramai per uso capione è mio. Allora, sono passati più molti anni. E credimi, anche perché se te lo tornassimo dovresti anche farlo rilegare, quindi ti conviene che io l'ho usato tantissimo. Su questo libro si può dire ho imparato a cucinare veramente. Okay. Una cosa che si pensa fosse meglio nel cibo d'epoca. Ah, ho capito, ora l'ho capito, va bene. Benissimo, okay. La seconda. Secondo me, sicuramente, indipendentemente da tutto, la bontà, la genuinità degli ingredienti. Sì, 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 sì. La verdura era verdura, non avevi paura di mangiare chissà che cosa, il latte era latte, il burro era burro, la farina... Non lo si sapeva che la farina 00 facesse male, quindi ecco, anche la tranquillità e la leggerezza con cui si affrontava la tavola all'epoca mi piaceva di più. Voi mi direte, sì, ma era anche ignoranza. È possibile, però era la tavola vista semplicemente come un momento di grande piacere, no? E invece una cosa...
che pensi sia meglio oggi è l'esatto contrario, la consapevolezza per i contenuti del cibo, tutto quanto, la quota alimentare. Certo, tutta la quota alimentare è importante, non mi piace però non mi piace però il fatto che ci sia molto marketing, tutta la faccenda del bio, che non è bio, ma cos'è bio? Siamo tutti sotto questo cielo, il fatto di far pagare tanto cose che costano poco giusto perché c'è scritto sopra integrale. Niente, veramente uno schifo. La mercificazione del cibo è il vedere il cibo non più come un qualcosa di necessario, ma come un qualcosa da sfruttare per fare soldi. Allora, quale sarebbe il vostro pasto da sogno vintage? Pasto da sogno vintage? Io ce lo posso? Vai, dillo tu. Allora, antipasto coppa di gamberi in salsa rosa. Ah. Te la ricordi? Primo piatto, sì, farfalline, salmone e panna. Secondo piatto, vitel tonnè, dolce, il cocco dell'antica gelateria del corso, quello spaccato a metà. Che ce l'ho un piatto, ma non ho fatto niente in mente. Diviso, io finivo sempre così quando ero molto piccola. Oppure il mitico, che non è di un'epoca, profiterol. Ok, per me il semifreddo alle mandorle con tu parti dalla fine. Io sì. Ok. No, ma hai detto un piatto? Un pasto. Ah, un pasto? No, il pasto va bene quello, ma quello tuo. Vieni a pranzo con me. Vieni a pranzo con te, ma per il dolce prendi per il semifreddo alle mandorle. Sì, 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 sì. Sì, con lo zuccherino che si scioglie piano piano. Quindi speriamo di avervi fatto fare un bellissimo viaggio attraverso il tempo e il cibo. Se questo tag vi è piaciuto, fatecelo sapere tra i commenti qua sotto. Noi tagliamo tutti coloro che lo vogliono fare. Siete liberi di riproporlo e di lasciare, se non avete un canale, le vostre risposte qua sotto al video, in modo da rinverdire anche i nostri ricordi, che sicuramente sono stati settoriati. Brava, e quindi mi raccomando, se volete scrivete qua sotto cosa vi ricorda un piatto, un momento storico, un pranzo con la vostra famiglia, qualsiasi cosa. Quindi condividete il video, mettete un mi piace, mi raccomando andate sulla pagina Facebook e non vi arrabbiate se non vi risponde ai messaggi. Ma deve andare, io rispondo perché siete tanti. E noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!